Salve gente, benvenuti su Regno di Kai. Ma chi è quello là in alto? What? Tina! Ciao Isaac. What the fuck? Fammi levare tutte ste che colpa tua se mi danno del cinese e dicono che non sono italiano. Cosa fai? Cosa fai? Oggi siamo qui riuniti in questo nuovo episodio di Garry's Mod. Fammi togliere la whitelist, dai, che è meglio. Sì. Olè, entrate. Ma no, ma che cosa ci fa lei qua dentro? Signore! Scassina, vai! Bullizzando. Dove vai? C'è tutto scassinare, non dire. Guarda come scassina bene. Oh, bravo, CG, ti ha salvato. Ma che ci fa una rana qua? Ma Lord Pir. Perché l'avete fatto così simile? Ok, tag, oggi abbiamo una challenge per i tizi e l'avevo annunciata la settimana scorsa. È la challenge di chi crea la base migliore. Che cosa sta facendo Loren? Io me ne vado. Ok. Ok, me ne vado. What? Perché hanno creato un mega cascatone? Ma che ca... Provo a infiltrarmi in silenzio. Non mi hanno visto. No, no, non ti hanno visto. Sono nella loro ba... Hello there. Dicevo, non mi hanno visto. No! Il team che era nero è diventato rosso, sai perché? Perché uno dei suoi membri è arrivato a meno 10 di karma e quindi tutto il team è diventato ricercato. Oh, figata! Sì. C'è un wink nel team, bellissimo! Sì. Allora, andiamo a vedere i desk. Team rosa. Guarda che cosa stanno facendo. È molto graziosa perché puoi vedere come si tenta un po' scandalosamente di mimetizzarsi. Non posso accettare. Ah, gli ha dato del ferro. Ma se ne sta dando. Ma si è preso anche danno. Hanno costruito una gabbia di bambù intorno al santuario. Ma come li caccio? Ma come li caccio? Devo andare via. Ma cosa? Buongiorno, signore. Isaac, vieni da me. Cosa sta facendo lui? Ma si è fatto la casetta e poi ha detto: ho un bel po' di tempo da perdere. Faccio un buco a terra. Provo ad arrivare in Cina. Ok, gli do una mano. Ok, buona. Scavato. Scavato. Adesso appena scava uno. Io sto aspettando che arrivi a livello di sotto perché. Questa è cattivissima. No, gli si è rotto il coso. No. Aspetta, dagli un altro. Dagli un altro. Ok, ci siamo? Ok, ci siamo, è arrivato il momento. Sto cercando il diamante. Non salire. No, non andare. Oh, ma c'è Merlin e Merlin? C'è Merlin e Merlin storto. Wow, aspetta. C'è il team ST che ha fatto qualcosa. Isaac? No, stanno dall'orticello, mannaggia. Che cacca fa? No, no, che fa? Sta facendo... Aspetta, io lo aiuto, aspetta. C'è un team che ha fatto una specie di base simile a una base di Regno di Cina 2. Buongiorno. Bella base, mi piace. Questo letto no. Ciao. What the fuck? Tag, vie. Aspetta, Glitch sta per donare un sacco di anime. Vediamo. Cosa sono ste poche donazioni? Oh no, oh no, oddio! Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. E il terzo episodio si fa, non ci credo. È caduto. È caduto, Tag. No, che no, ci siamo persi il fatto che è caduto. Dai. Ma che palla. Eccoli. L'abbiamo trovato finalmente. Ah, questo. Il famoso team Legione delle Tenebre. La Legione con 2G. Vediamo come sono messi i tizi del barile. Beh, stanno facendo progressi. Hanno creato un UFO di barili qua. Questa cosa dei barili sta decisamente sfuggendo di mano. C'è solo un problema di sta cosa. Ok, molto meglio, fixato. Pagatemi. I pilli per il cucù, mi hai dato del pink step. Allora, Glitch sta provando a prendere un disco nel nostro generatore di dischi casuali. In pratica come funziona? Tu clicchi col destro su sta roba qua. Succede questo. E mi dà un disco a caso. In questo caso non so cosa sia. Suo. Ok, vediamo cosa ottiene. Un altro pink step. È il secondo di fila. Basta. C'è una nuova base ora sotto la statua vicino alla città. Arrivo.
Ma l'hanno migliorata la spada. Non è più tre blocchi di legno. Oh, e nei lotti stanno finalmente costruendo qualcosina. Oh. I lotti sono per i cittadini. Quelli che vedi con scritto cheat tra parentesi sono cittadini del regno, ovvero sono pacifisti. Ah, e comunque vedo che i posti sono limitati, quindi si dovrebbero... Sì, esatto. Ma scusi, signore, ma Scherteo, hai preso il lotto più grande del mondo e fai la casetta rettangolino container. Il team rosso si è stabilito e sta cercando di crearsi la base più brutta della vita. Ah, buongiorno, 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 buongiorno. Come la va? Venuto a consegnare sushi. Ma stanno vaderetrando. Ma perché stai giovinando il loro team, Tag? Mi sto mimetizzando. Ok, guarda di sotto, dove sono io. Ok. Wow. Ma che è? Ma è un'illusione ottica. Anche loro stanno provando a fare la base. E è un po' particolare, è diversa dalle solite caverne. C'hanno una tartaruga come cuscino. Però dai, si stanno impegnando anche loro, eh. Ma scusa, ma sono... No, ma stai scherzando. Ma magari sono alleati. Aspetta, chiediamoglielo. Vediamo cosa fanno con il team che sta a fianco alla loro base. Team che sta qui sotto? Venghi. No, ma che... Ma no, dai, confido nel loro pacifismo. Vedete? Lì c'è una base. Che cosa fate? Beh, saranno ultra pacifici e proveranno a fare degli accordi. New Prey Acquired. Merda! Matrimonio nobiliare. In effetti ci sta pensando, vedi. Signori, abbiamo creato una nuova alleanza. Team Arancione con Team Rosa. Non è un'alleanza, è molto di più. È una storia d'amore. Ti rendi conto che dovrai fare il matrimonio? Ma scusami, Lady Rilkill ha partecipato al raid? Si è girato mentre sta andando a fuoco. Ti ha guardato e si è fermato. Se ne sta andando. No, Gesù, se ne sta andando ancora di più, mo. Ci ho rollback. Rollback, posto, fissato. Nah. Ah, il disco ti ha dato. Dai fuoco al disco. Aspetta, un'idea migliore. No! No, Vitrex, acqua. I miei giochi della PlayStation 1. Abbiamo tre rossi che stanno inseguendo un nero. Vai, ma dai, i neri sono bullizzati. Guarda, guarda nel mare, inseguimento nel mare. Guarda, 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 Matrix. Guarda sotto l'acqua. No, scappa Samuele. Samuele, scappa. No, non si arrende lui, non si arrende. No, si è portato via un rosso. Isaac che sta giocando. Andiamo, vai. Paparababà. No, ma che stronzo. Oh, no, non volevo col tirabark. Andiamo, Samuele, via. Salta, Samuele, salta su. Salta su, no. Io ci ho provato. Era una perfetta fuga la GTA. Stiamo a guardarlo. Così, stiamo così. Stiamo così, Isaac. Ecco. Guardiamolo in modo minaccioso. Guarda, si è fermato. Oh, ma non siamo assolutamente creepy. Avviciniamoci piano piano, Isaac. Ma io sono in acqua. Si sta allontanando. Ta 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 ta. No! Ok, è arrivato il momento di andare a vedere le basi della gente. Questa è la prima base. Ma è una caverna di Minecraft. Ha abbellito una caverna, in effetti. Guarda, c'è tutta la... sauna. Io metterei 6 su 10. Allora, It's Dido ha appena finito il suo cubo volante. Adesso è buissimo, però. Ah, vogliamo anche fare un piano sopra questo. Io gli darei un 4. No, l'ha rotto! 10 su 10! 3 su 10. Ma... allora, adesso, what the fuck? Ok, a questa base io gli darei un 7. Perché sì, guarda, c'hanno anche l'interno, un po' bruttino con le crafting table, però dai, a stile, a stile. 7 su 10. Vediamo i cavalieri, anche se sinceramente è una base che hanno costruito prima del regno, mi dica. Oh, bello, porta, porta, mi piace il tour, molto veloce. Ok, qui abbiamo Lord Pirla, perfetto. E qua abbiamo Oka Spacca, interessante, mi piace. 4 su 10. Qua abbiamo la base del Team Flotta, che c'ha il ponte più lungo della vita qua. Mi piace l'ingresso, molto fantasioso. Qua hanno quasi finito sta stanza, però il corridoio mi piace come stile. Per l'impegno gli darei 7. Base Napoli. Ok, mi piace la stanza, molto ampia. Cosa abbiamo qua? Un'altra stanza molto ampia. Qua cosa abbiamo? Un'altra stanza molto... è una miniera, ma dai. Ma vabbè, allora facciamo un 4 su 10 anche per loro. Ok, abbiamo quest'altra base qua, che non è affatto male. C'è una torre, c'è una muraglia di cose, e hanno circondato la zona di bambù. Non male. Mi piace lo stile, però dentro c'è poca roba. Ma per l'impegno gli darei 6, dai. Base dei comunisti provvisoria.
Wow, ma c'è solo terra. Tag, quanto daresti? Ok, abbiamo Demon con la sua base che è... caspita di occhio. Vediamo un po' com'è dentro. Bel corridoio, bel corridoio. Bel... ok. La mega scalinata. Oh! Carina! Allora, qui io darei 7. Qui darei 7, se non 8. Forse 8, dai. La pera ha creato un mini villaggetto, mi piace. C'è una casetta qua, che credo sia un pozzo dei desideri cinese. Carino! È fondo un metro, però, ok. Poi abbiamo la casa che imploderà tra 2 minuti. Ma no, dai, è carinissimo. E c'è un... piccolo castello? Sì, è molto classico. Ah, ma c'è il santuario! L'hanno fatto in mezzo al santuario! Loro hanno conquistato il santuario, praticamente. Va, ci hanno messo anche il cane da guardia. Gli vorrei dare un 7 per il tipico. E infatti gli ho dato 7. Questa è questa base qua. Non so che cosa sia quello, ma quella è un'anatra. E mi piace un sacco come è la base marittima, perché vedete, c'è il porto. Ah, e poi è la base che c'ha l'illusione ottica. Beh dai, diamo un 6. E dulcis in fundo, andiamo da Creeper Selvaggio, che ci stanno aspettando tutti quanti. Ma che cosa stanno avendo? Cosa stanno avendo? Allora, questa invece è la base migliore del server, secondo me. Col cartello colorato, stanza di Slade. Ma che carina, tutta abbellita bene. Qua abbiamo invece la zona farming. Ma che bella! No, ma mi hanno fatto gli acquedotti. Col minecart che va avanti e indietro, che mi sono accorto adesso non sta facendo niente. Pensavo facesse qualcosa. Deluso. Allora, qui, signori, un bel 10 su 10. Quindi, i vincitori sono... la legione delle tenebre. Sì, con 2G. Quindi ecco a voi il premio. Abbiamo un bel po' di anime. Ma cosa sta succedendo qua? Ci sono le guardie giurate per entrare. What the fuck? E quindi loro sono i vincitori del terzo episodio del Regno di Cino 3. Yeah. Yeah. Quindi questo è tutto per il secondo episodio del Regno di Cino. Se vi è piaciuto mettete mi piace, vi raccomando, per joinare basta joinare il Discord. Ci vediamo alla prossima. Addio. Tutto in descrizione. Ciao.